Buonasera a chi si è appena collegato, mi scuso con chi ha già sentito questo breve intervento di introduzione, però poi giuro che partiamo. Io sono Arianna Giovannetti, lavoro per Alfa, Regione Liguria, nello specifico per il progetto Quadro di Orientamento di Regione Liguria, che orientamenti progettiamoci il futuro. Vi do il benvenuto, vi porto i saluti del nostro assessore Marco Scaiola e dell'Ufficio Scolastico Regionale, dei nostri partner, del nostro comitato promotore. Intanto che facciamo una brevissima introduzione, chiedo a chi si è appena collegato di familiarizzare con la piattaforma. Come vedete, non potete accendere il microfono né il webcam, potete però ovviamente interagire con noi, ma soprattutto con le nostre relatrici attraverso la sezione domande che trovate nel pannello di controllo, appunto sotto il nome domande. Vi basterà aprire e cliccare sul quadratino, poi digitare quello che sono i vostri dubbi, i vostri interventi nella finestra di dialogo. Intanto, per fare una brevissima introduzione, poi lascio il palco alle nostre relatrici. Noi siamo, in quanto Regione Liguria, siamo molto contenti di questo incontro. Da tempo investiamo perché sia fatta formazione e informazione per quanto riguarda il sistema di istruzione e formazione professionale. Abbiamo scelto di erogare questo incontro, di organizzare questo incontro sotto data del festival. Poi alla fine del webinar vi darò un pochino di informazioni pratiche su come passare del tempo con noi questa settimana, proprio per poter dare a voi famiglie la possibilità di avere delle informazioni chiare e precise con le quali, insomma, organizzare la vostra visita ed eventualmente interagire con i tanti enti di formazione che saranno presenti con noi quest'anno al Festival. Come vi dicevo, appunto, è un tema molto sentito da Regione, quello della formazione professionale, non soltanto nei 3 giorni di Festival, che sono un po' il culmine del nostro percorso annuale, però Orientamenti, Progettiamoci il futuro va avanti tutto l'anno, sia nelle scuole, sia secondarie di primo grado che di secondo grado, sia negli IFP per i quali abbiamo un kit di orientamento che va a completare quella che è la nostra offerta formativa, sia appunto con voi famiglie, sia dal vivo che in versione virtuale, diciamo. Quest'anno al Festival Orientamenti abbiamo spinto perché ci fosse una massiccia presenza di enti di formazione professionale. Siamo molto contenti dell'ottima risposta che abbiamo ricevuto. Avremo il piacere di ospitare e di farvi vedere soprattutto quelle che sono le competenze dei ragazzi che frequentano questi enti di formazione in una delle due piazze esperienziali, possiamo chiamarle, del festival, una dedicata alle scuole secondarie di secondo grado, la seconda dedicata alla formazione professionale prevede la presentazione per professione, quindi percorso degli enti di formazione professionale. Siamo davvero molto contenti di questa possibilità, soprattutto perché appunto siamo forti sostenitori dell'idea che vedere per credere, quindi sappiamo che sono delle eccellenze quelle che abbiamo e che vi presenteremo durante il festival. Quindi vi ringrazio di nuovo per essere qua, ringrazio le nostre relatrici, vi do la parola e per qualsiasi domanda non esitate a scrivere nella sezione domande, appunto, a meno che non ci sia un intervento tempestivo da fare perché c'è una richiesta magari di spiegazione più approfondita, avremo la sezione domande alla fine dell'incontro. Però nel caso in cui dovessero venirvi in mente durante la presentazione, non rischiate di dimenticarvele, scrivetecele già e poi le poniamo alle nostre relatrici. Grazie di tutto e a dopo, buon webinar. Allora, buonasera a tutti, grazie Arianna. Io sono Marta Rosatelli, direttrice di Fondazione Fassicomo, un ente di formazione professionale di quelli che vi presenteremo, di cui l'offerta formativa vi presenteremo stasera. Io ed Alessandra Obinu, coordinatrice di SFORCOP. È sicuramente un piacere per noi poter presentare l'offerta formativa IFP Liguria. Come diceva Arianna prima, saremo presenti in maniera massiccia al Festival Orientamenti, ma era importante fissare questo appuntamento prima dedicato alle famiglie e anche a chi si occupa di orientamento in generale per parlare già prima di quella che è l'offerta formativa dell'istruzione e formazione professionale in Liguria, proprio per dar modo poi a chi è interessato di venirci a trovare nei nostri stand al Salone di Orientamenti e nei vari spazi che saranno a noi dedicati,
studi, di cui poi vi parlerà Alessandra successivamente. Allora, vado avanti con la presentazione. Ok, appunto, IFP, istruzione e formazione professionale, la domanda è proprio questa: che cosa fare dopo la scuola secondaria di primo grado? Ecco, quindi la terza media. Quello che vogliamo darvi stasera sono degli strumenti in più per aiutarvi in questa scelta molto importante per i vostri e i nostri ragazzi. Allora, i percorsi di istruzione e formazione professionale sono percorsi finanziati da Regione Liguria e puntano a formare i giovani per professioni che sono molto richieste nel mercato del lavoro. I ragazzi, quindi, dai 14 anni possono in questo modo assolvere all'obbligo scolastico e conseguire un titolo di studio riconosciuto. In questo caso la qualifica. Andiamo a vedere nel dettaglio come potete appunto iscrivere i ragazzi ai nostri corsi e percorsi, quelle che sono le caratteristiche generali che caratterizzano tutti i percorsi triennali e poi andremo a vedere nello specifico quella che è l'offerta formativa nel territorio ligure. Molto importante dire che le iscrizioni, quindi già al momento dell'iscrizione, le famiglie possono procedere sia tramite il sistema del MIUR, che già le famiglie conoscono perché procedono con questo tipo di iscrizione già dalla scuola primaria per passare poi alla secondaria, ma è molto importante precisare che nel caso di famiglie o comunque tutori in difficoltà, gli enti di formazione professionale si rendono disponibili ad aiutare appunto proprio nella procedura di iscrizione. Questi corsi è importante precisare che sono corsi gratuiti per le famiglie, totalmente gratuiti, perché sono appunto finanziati da Regione. Sono corsi di 990 ore totali e i triennali ordinari seguono il calendario scolastico regionale, quindi quelle che sono le date del calendario scolastico regionale. Al termine di questi percorsi triennali, i ragazzi affrontano un esame di terzo anno, al termine del quale ottengono una qualifica professionale. Molto importante precisare che al secondo e al terzo anno, quindi diciamo a percorso avviato, i ragazzi fanno un'esperienza importante in azienda, in stage, in alternanza scuola e lavoro. Questa è un'opportunità per loro per capire quelle che sono, diciamo, appunto, quello che è il mondo del lavoro e poter fare proprio un'esperienza pratica, oltre a quella importante che viene fatta già nella formazione in ente, nei laboratori. Questi percorsi, infatti, rappresentano un'occasione per gli studenti appunto che hanno concluso la terza media, la scuola secondaria di primo grado, e che vogliono imparare un mestiere, arricchendo però al tempo stesso la loro cultura generale. Sono percorsi appunto, dicevo, dove si studia in classe, si fanno laboratori pratici, quindi sono percorsi molto pratici e ripeto, si frequentano degli stage lavorativi e sono quindi un'opportunità per finire il percorso obbligatorio scolastico e nel contempo lavorare, imparare un vero e proprio lavoro sul campo. Accanto all'offerta triennale ordinaria è molto importante parlare anche di un'altra offerta, che è quella del sistema duale. Infatti, il sistema duale permette ai ragazzi che hanno già 15 anni di età e che quindi hanno, diciamo, la necessità di cambiare quello che è il loro percorso formativo e di essere riorientati, di poterlo fare in un percorso ad hoc, studiato ad hoc per loro. In questo caso le iscrizioni sono gestite direttamente dagli enti. L'offerta del sistema duale permette, ed è molto importante dirlo, anche poi un proseguimento
proseguimento di quella che è l'offerta triennale. Infatti, i ragazzi al termine del terzo anno, quando prendono la loro qualifica, hanno la possibilità di frequentare un quarto anno proprio presso gli enti di formazione professionali, con il raggiungimento di un diploma tecnico. Questi corsi prevedono sempre 990 ore, di cui però 400, un minimo di 400 ore sono svolte in azienda, quindi in stage. È un numero molto di ore importanti che permette a loro di sviluppare tutte le competenze a livello professionale che sono necessarie. Grazie ai finanziamenti del PNRR, appunto, abbiamo la possibilità di allargare quest'offerta del duale anche ai ragazzi che partono nuovamente, devono riprendere il percorso a 15 anni e quindi iscriversi a un primo anno. Quindi è una nuova offerta del triennale, quindi sono 3 anni nuovamente che vengono proposti, ma a differenza del triennale ordinario, sono dedicati a ragazzi appunto che hanno 15 anni, che hanno compiuto 15 anni e che iniziano già dal primo anno a fare un'esperienza formativa in azienda importante di minimo 400 ore. Si chiamano corsi duali perché permettono ai ragazzi di essere inseriti in azienda tramite una doppia modalità, che è quella dell'alternanza scuola-lavoro e quella o quella dell'apprendistato. C'è anche un'altra importante offerta rispetto al sistema duale, che è quella dei percorsi annuali. Sono percorsi studiati ad hoc, percorsi antidispersione, dedicati ai ragazzi che appunto hanno compiuto 17 anni e si trovano in dispersione scolastica e che diciamo, nell'anno formativo possono riuscire ad andare a raggiungere una serie di competenze a livello formativo, a livello professionale, che gli permette poi di raggiungere una qualifica. Adesso cedo la parola appunto a Alessandra che vi parlerà un pochino di quelle che sono le varie figure professionali che riguardano l'offerta formativa su tutto il territorio ligure. Quindi Eccoci. Alessandra, quando ci sei, eccoti. Sono. Buonasera a tutti, io sono Alessandra Obinu e lavoro per ISFORCOP e mi occupo appunto del coordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale. L'offerta sul territorio è molto ampia e riguarda specifici settori professionali, quindi ora io andrò a fare un po' una carrellata per area geografica di quello che voi potete trovare sul territorio. Nelle slide che scorrerò troverete anche gli indirizzi e i numeri di telefono per contattare eventualmente l'ente che propone quella determinata figura che si trova nella vostra zona e chiedere quindi le specifiche informazioni su ogni percorso, perché ovviamente poi ogni percorso, ogni figura professionale ha le sue specificità. Quindi partendo dall'area genovese, allora guardiamo di far andare avanti le slide. Eccola qua. Ecco, vedete che la cartina già ci fa capire che su tutta la regione voi trovate i corsi di istruzione e formazione professionale. Partiamo da quella che è l'area genovese e iniziamo con ASFOR, Associazione Formazione Rovasco, che propone all'interno della sua offerta formativa il percorso di FP per qualifica in operatore ai servizi di vendita e in operatore ai servizi di impresa. Cosa sono? Beh, l'operatore ai servizi di vendita è una formazione appunto che sviluppa competenze utili a svolgere attività relative all'organizzazione del punto vendita e alla cura del servizio di vendita, mentre l'operatore ai servizi di impresa
sviluppa competenze utili all'amministrazione e alla gestione aziendale. Quindi la formazione è già stata spiegata da Marta, come i 3 anni come vengono organizzati, ma l'indirizzo specifico, quindi l'esame al terzo anno, permetterà di ottenere la qualifica in operatore ai servizi di vendita o operatore ai servizi di impresa. Sempre sull'area genovese troviamo CIF, Fondazione CIF Formazione, che propone l'operatore della ristorazione e l'operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Quindi l'operatore della ristorazione è un corso che al suo interno prevede due indirizzi. Per capirci, un po' come l'alberghiero classico, l'alberghiero delle scuole statali, propone l'indirizzo di cucina e l'indirizzo di sala bar. Quindi è un percorso che sviluppa competenze che consentono di svolgere, a seconda dell'indirizzo che viene scelto, attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di bar. Mentre l'operatore dei sistemi e dei servizi logistici è un percorso che sviluppa competenze nella gestione degli spazi attrezzati di magazzino e nel trattamento dei flussi delle merci e della documentazione di accompagnamento. E al termine del triennio e dell'esame di qualifica si può ottenere la qualifica di operatore della ristorazione o la qualifica di operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Sempre sull'area genovese troviamo CIOFS FP Liguria, che propone la formazione in operatore ai servizi di impresa, che abbiamo già visto, e operatore ai servizi di promozione e accoglienza. Allora, non mi ripeto sull'operatore ai servizi di impresa, invece andiamo a vedere cosa fa l'operatore ai servizi di promozione e accoglienza. Beh, è un percorso triennale che permette di sviluppare quelle competenze che consentono di svolgere, a seconda dell'indirizzo scelto, attività relative all'accoglienza e all'informazione, come ad esempio l'erogazione dei servizi di prenotazione di una struttura, il check-in, il check-out. E quindi le due qualifiche conseguite sono appunto queste: operatore ai servizi di impresa oppure operatore ai servizi di promozione e accoglienza. Poi troviamo sempre sull'area genovese ad Arenzano il consorzio Liguria Formazione, che propone l'operatore del legno e l'operatore ai servizi di promozione e accoglienza che abbiamo appena visto. Quindi l'operatore del legno cosa fa? Realizza ed assembla componenti lignei, elementi di arredo, serramenti, prodotti di carpenteria in pezzi singoli o in serie. Quindi queste sono le qualifiche che permette di conseguire i due percorsi triennali proposti dal CLF, operatore del legno e operatore ai servizi di promozione e accoglienza. Troviamo ancora sul territorio genovese ECIPA, che propone operatore del benessere. Operatore del benessere non l'abbiamo ancora visto ed è appunto quel percorso che sviluppa, a seconda poi dell'indirizzo scelto, che può essere o acconciatura o estetica, permette appunto di sviluppare quelle competenze utili a svolgere attività di acconciatura e di trattamento estetico di base. La qualifica conseguita è quella di operatore del benessere. Troviamo ancora sul territorio genovese l'associazione CNOSFAP Liguria Toscana, che propone l'operatore elettrico e l'operatore meccatronico carrozziere e ancora l'operatore informatico. Cosa sono? Sono percorsi. L'operatore elettrico sviluppa metodologie di base, strumenti e informazioni che gli consentono di svolgere attività con competenze relative all'installazione e alla manutenzione di impianti elettrici. Mentre l'operatore meccatronico carrozziere
sarà in grado di individuare i guasti meccanici ed elettronici di un autoveicolo, di riparare e sostituire le parti danneggiate. Ancora, l'operatore informatico sviluppa competenze che consentono l'installazione, la configurazione, l'utilizzo di supporti e dispositivi informatici nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di rete e dati. Quindi vedete che tutti i percorsi IFP di qualifica triennale propongono delle qualifiche, quindi delle formazioni che hanno non solo una stretta connessione col territorio, proprio perché è caratteristica della istruzione e formazione professionale quella di essere molto collegata ai bisogni del territorio attraverso il coinvolgimento delle aziende stesse, come ha detto Marta prima, non solo nelle attività di stage. E quindi il periodo di formazione in azienda che si svolge durante il secondo e il terzo anno di corso, ma anche nella progettazione, no? Nell'analisi dei bisogni del territorio vengono coinvolte le aziende, anche perché la formazione poi è specifica e strettamente legata a quello che il territorio richiede, in modo da favorire quello che è poi l'inserimento lavorativo dei nostri studenti. Andiamo avanti, sempre sul territorio di Genova troviamo l'ente scuola edile che propone l'operatore edile e l'operatore termoidraulico che abbiamo già visto. Troviamo ancora la sede di Voltri di Sforcop che propone l'operatore in servizi di vendita e l'operatore ai servizi di impresa, che sono figure che abbiamo già incontrato. E troviamo la Fondazione Fassicomo che propone l'operatore grafico con indirizzo ipermediale e l'operatore informatico. Quindi andiamo a vedere cos'è l'operatore grafico con indirizzo ipermediale, perché non l'abbiamo ancora incontrato. Sviluppa, questo percorso sviluppa competenze che consentono di svolgere, a seconda dell'indirizzo, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e ipermediale. Andiamo avanti, troviamo ancora, sempre sul territorio genovese, il Villaggio del Ragazzo che propone l'operatore meccanico. Sono andata troppo veloce, comunque propone, torno un attimo indietro perché non so se avete avuto il tempo di, e direi di no, perché sono stata velocissima, di segnarvi i numeri di telefono che io non sto a leggere per non tediare, ma poi magari alla fine, se ci sono delle domande, se vi è sfuggita una slide perché l'ho passata troppo velocemente, me lo dite, ritorniamo indietro, perché come vi dicevo, mandando una mail o contattando gli enti al numero di telefono potete chiedere sicuramente ulteriori informazioni, probabilmente anche fissare un appuntamento. Quasi tutti gli enti hanno ormai già fissato delle giornate di open day, quindi potrete anche vedere le scuole e parlare direttamente con i tutor che si occupano di organizzare i percorsi e vedere la struttura. Ecco, quindi se qualche numero di telefono vi è sfuggito, poi me lo dite e ci ritorniamo. Quindi direi, andando avanti, abbiamo finito la provincia di Genova, andiamo su La Spezia, Chiavari e Lavagna. Qua troviamo l'Accademia del Turismo che propone l'operatore della ristorazione e l'operatore delle produzioni alimentari che non abbiamo ancora incontrato e che nello specifico riguarda sempre l'ambito alimentare, ma nello specifico acquisisce, questo percorso permette di acquisire quelle competenze per lo svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari. Andiamo ancora avanti e troviamo alla Spezia CIOF FP Liguria
che propone l'operatore della ristorazione, figura che abbiamo già incontrato, anche perché, come vi dicevo, essendo poi figura strettamente collegata a quelli che sono i bisogni del territorio, potete capire che quella della ristorazione per la Liguria è effettivamente un ambito molto richiesto, quindi l'abbiamo già trovato in più settori. Troviamo ancora la Spezia Cisita Formazione Superiore che propone l'operatore del legno, operatore ai servizi d'impresa. Ecco, quando vedete questo corso con due indirizzi differenti e con lo slash per intenderci nel mezzo, significa che è un percorso sdoppiato. Cosa significa? Che c'è un primo anno comune di orientamento, se così si può definire, dove gli allievi iscritti sperimentano, hanno la possibilità di sviluppare, al di là di quelle che sono le competenze di base, le competenze professionali in entrambi i settori, mentre all'inizio del secondo anno gli viene chiesto di scegliere, con un po' più di esperienza in mano, avendolo provato sul campo, se preferiscono portare avanti il percorso in operatore del legno o in operatore ai servizi di impresa. E da lì in poi proseguiranno il percorso frequentando solo la formazione sulla figura professionale scelta, no? Dove poi andranno a conseguire la qualifica. Quindi la qualifica conseguita sarà in questo caso o di operatore del legno o di operatore ai servizi di impresa. È una bella opportunità anche perché diciamoci che scegliere ed effettuare una scelta a 13 anni non è così facile. Quindi poter sperimentare un anno in entrambi i settori può magari dare una mano agli indecisi, che sono la maggior parte. Propone ancora Cisita operatore meccanico e operatore informatico. Li abbiamo già visti entrambi, per cui passiamo a Forma, ente di formazione professionale, di nuovo che propone operatore di impianti termoidraulici, operatore ai servizi di vendita e operatore amministrativo segretariale. Allora, l'operatore di impianti termoidraulici non l'abbiamo ancora incontrato, svolge attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici e di condizionamento. L'operatore ai servizi di vendita lo abbiamo già visto, mentre l'operatore amministrativo segretariale accoglie i clienti e i fornitori di un'azienda, smista e archivia la corrispondenza e si occupa della registrazione, della protocollazione e dell'archiviazione dei documenti. Questa è l'offerta di Forma. Andiamo avanti e troviamo ancora la Spezia, Formimpresa Liguria, che propone l'operatore del benessere e l'operatore termoidraulico e ancora direi l'operatore elettrico. Le abbiamo già viste tutte e tre, per cui vi lascio qualche istante per segnarvi la mail e il numero di telefono e passiamo oltre al villaggio del ragazzo, che abbiamo già incontrato nella sua sede genovese, che propone l'operatore meccanico, l'operatore del benessere, l'operatore del legno e l'operatore elettrico. Sono tutte figure, anche queste che abbiamo già visto, per cui non mi dilungo. E passiamo a questo punto alle province di Imperia e Savona. Andiamo a vedere cosa c'è più a ponente. Partendo da Imperia, quindi da estremo ponente, troviamo il CNOSFAP, quindi quello che propone è l'operatore elettrico, l'operatore della ristorazione e l'operatore dell'accoglienza turistica. Poi troviamo ancora, andando avanti, Elfo. Eccolo qua, ente ligure di formazione sulla zona di Albenga che propone l'operatore elettrico, l'operatore del benessere,
l'operatore agricolo e l'operatore alla riparazione dei veicoli a motore, che si declina nella manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici e nella manutenzione e riparazione della carrozzeria. Ora, l'operatore agricolo direi che non l'abbiamo ancora incontrato. Quindi, cosa fa l'operatore agricolo? Beh, la formazione permette di sviluppare competenze che consentono di collaborare nella gestione dell'azienda e di svolgere, a seconda dell'indirizzo, attività relative alle coltivazioni o all'allevamento. Quindi, andando avanti, troviamo l'ente scuola edile di Savona che propone l'operatore edile e l'operatore termoidraulico. Direi che li abbiamo, poi se ne salto qualcuno me lo fate sapere, ma mi pare che li abbiamo già incontrati entrambe. Quindi troviamo anche Futura Savona. Quindi Futura Centro Formativo di Confartigianato che propone l'operatore del benessere, aiuto, scusate, torno indietro. Ho fatto un pasticcio, eccolo qua. Torno indietro su Futura, di modo che possiate segnarvi il numero di telefono e la mail. E andiamo a questo punto. Proseguiamo sulla nostra cartina e troviamo Avarazze Isvorkop che propone l'operatore delle produzioni alimentari, l'operatore della ristorazione e l'operatore agricolo. Li abbiamo già incontrati tutti e tre, per cui direi che possiamo andare avanti e troviamo ancora il 6CPT di Imperia che propone l'operatore edile termoidraulico, l'operatore della ristorazione. Entrambe li abbiamo già visti e quindi ci apprestiamo a vedere l'ultimo ente che è Val Bormida Formazione, quindi più nell'entroterra, che propone l'operatore della ristorazione. Quindi vedete che è una formazione molto completa su tutti quelli che sono un po' i settori più richiesti, no? Non solo sicuramente dal territorio, dalle imprese del territorio, dai bisogni, dall'offerta e dalle caratteristiche del nostro territorio, ma anche un po' con attenzione a quelle che sono le nuove professioni del mercato del lavoro. Quindi è davvero una bella opportunità perché consente un po' ai giovani di assolvere l'obbligo e formarsi sul campo imparando una professione in stretta connessione con le aziende, il che non è banale, no? Perché è quello che poi permette anche un aggancio col mondo del lavoro, un aggancio diretto col mondo del lavoro. I periodi di stage del secondo e del terzo anno non sono solo un'occasione importante per imparare sul campo, ma sono anche una bella vetrina perché tanti dei nostri allievi di tutti gli enti di formazione che avete visto vengono spesso poi richiamati, no? Dopo l'esame di qualifica da aziende che li hanno visti lavorare e che magari li assumono. Quindi, insomma, sicuramente è un'arma vincente dell'istruzione e della formazione professionale. Io spero che abbiate segnato tutti i recapiti in modo da poter chiamare l'ente che vi interessa e chiedere ulteriori specifiche. In ogni caso, come diceva la collega prima, ci troverete ad orientamenti perché tutti gli enti che avete visto avranno uno stand ad orientamenti, quindi saranno presenti, troverete persone che vi possono dare ulteriori informazioni, magari anche del materiale cartaceo, come volantini. Troverete anche gli enti di formazione, presenti ai diversi format che orientano
di orientamenti ha messo a disposizione dell'istruzione e della formazione professionale per farsi conoscere. L'evento Professor Keating, che dove voi troverete un po' quelle che sono le materie care ogni persona di cui abbiamo visto e che in qualche modo danno un po' un'idea, no, di quello che si andrà a fare in quel percorso. E ci troverete anche nella piazza degli FP, che sono invece delle dimostrazioni più pratiche di quello che è la nostra formazione, che è una formazione dove sicuramente la pratica prevarica un po' sulla teoria, seppur anche la teoria va portata avanti perché, come vi ha detto Marta prima, lo ricordo, al termine comunque del terzo anno si può proseguire dopo l'esame di qualifica al percorso, sia frequentando il quarto anno di diploma tecnico IFP laddove l'ente lo propone, sia invece continuando presso qualsiasi altra scuola secondaria di secondo grado. Quindi va da sé che il programma teorico va portato comunque avanti, seppur in modo magari un po' più pratico e spesso più agganciabile per tanti allievi. Queste sono un po' le caratteristiche principali. Quindi io direi di lasciare un po' spazio a quelle che possono essere le domande e siamo a disposizione. E nel frattempo ne approfitto per ricordare tutte le famiglie che possono trovare comunque queste informazioni, intanto sul sito di Alfa, Regione Liguria, dove sono elencati tutti gli enti con i vari indirizzi, recapiti telefonici, nominativi dei referenti e dove sono nuovamente elencate le varie, appunto l'offerta anche a livello di indirizzi professionali. Poi si può andare sul sito degli enti, dove comunque ci sono anche immagini e magari video degli enti, si possono contattare gli enti per prendere appuntamenti e visionare appunto gli spazi e i laboratori e poi molto importante, gli enti sicuramente mettono a disposizione delle date, delle giornate di Open Day che verranno proposte sia sul sito di ogni ente, ma che verranno poi sponsorizzate e quindi diffuse anche in occasione del Festival Orientamenti. Grazie mille Marta, grazie mille Alessandra. Abbiamo direi un paio di domande al momento. La prima è un po' di approfondimento, un po' di, insomma, appunto, di apertura sul tema del cambiamento degli indirizzi. Ci chiedono, ma quindi gli indirizzi sono fissi, sono sempre gli stessi, cambiano? Perché cambiano? Come facciamo a sapere perché cambiano? Allora, vado io Alessandra, rispondo Beh, io. Allora, ogni ente. gli indirizzi che abbiamo parlato. Vai tu perché in questo problema in questo momento ho qualche forse Sì, problema con la infatti abbiamo connessione un po' di audio, problemi quindi di probabilmente. connessione. Ci sentiamo un po' a scatti. Allora, sì, volevo rispondere. Intanto, quello che vi abbiamo proposto è l'offerta formativa ente per ente. Quindi ogni ente propone determinate figure professionali. Quindi adesso nominando ad esempio Fondazione Fassicomo propone l'operatore grafico ipermediale e l'operatore informatico. Come diceva Alessandra prima, avete visto uno slash sui percorsi perché che cosa significa? Vuol dire che i ragazzi entrano a scuola in un'unica classe, chiamiamola così, in un unico corso e iniziano a sperimentare che cosa significa raggiungere determinate competenze dal punto di vista di entrambe le figure professionali, nel caso che vi ho citato, l'operatore grafico, l'operatore informatico. Successivamente, terminato il primo anno, l'aula si divide per la parte laboratoriale, ovvero un gruppo di ragazzi avrà scelto di proseguire il percorso da operatore informatico, l'altro gruppo invece da operatore grafico. Quindi la classe rimarrà unita per quello che riguarda le materie trasversali, italiano, inglese, matematica, scienze integrate, le materie comuni, e invece per la parte laboratoriale l'aula
si dividerà e quindi i ragazzi che hanno scelto un percorso andranno nel proprio laboratorio, quelli che hanno scelto l'altro percorso andranno nel laboratorio appunto che hanno poi scelto e selezionato. Quindi ovviamente non tutti gli enti portano le stesse figure professionali, quindi è molto importante fare proprio questo lavoro con i propri ragazzi, cercare di capire quelle che sono le loro attitudini e quindi capire che cosa realmente può piacergli fare per poi andare a vedere operatore della ristorazione, chi lo fa, quali sono gli enti che fanno questi corsi in Regione Liguria e quindi poi andare a visionarli e a visitarli e selezionare la propria scelta, fare la propria scelta. Grazie mille Marta, non so se Alessandra voleva aggiungere qualcosa sul tema, se la connessione glielo Ah, permette. sì, no, è proprio sì, infatti, mi sono persa qualche ma direi che ora mi sento bene e che no, quanto ha detto Marta è questo, insomma, l'offerta, i vari indirizzi li ritrovano sempre, nel senso che quelli che vi abbiamo illustrato sono peraltro tutti gli indirizzi che partiranno sicuramente a settembre del 2024, perché sono i progetti che sono stati appena approvati, quindi li trovate e porteranno avanti il triennio e poi in genere c'è una sorta di prosecuzione, no? Quindi sono percorsi che ormai vanno avanti da un po' di anni. Posso cambiare, sono cambiate le figure del repertorio, sono state adeguate le figure del repertorio professionale, quindi ci sono delle declinazioni nuove, degli indirizzi nuovi, ma l'operatore è diciamo sempre quello, quindi se questa era la domanda, se l'ho capita bene, insomma, è così. Sì, non Grazie. cambiano le figure professionali a triennio in corso, ovviamente. Dal primo al terzo anno i ragazzi continuano il loro percorso rispetto alla figura professionale che hanno scelto, ecco. Quindi poi andranno a fare l'esame e prenderanno la loro qualifica rispetto alla figura professionale che hanno scelto quando si sono iscritti. Sì, penso che il terrore quando hanno sentito dire cambia, come cambia? Forse appunto il cambiamento in corso. Grazie mille. Ultima domanda, poi facciamo vedere un paio di informazioni relative al festival e magari anche a uno strumento per navigare un po' la varia offerta formativa che mettiamo a disposizione. A livello di occupabilità, quindi di dati sull'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, nei diversi ambiti lavorativi, come siamo messi? Funziona davvero così bene questi percorsi IFP? Allora, sicuramente vedo Alessandra bloccata, non so se Arianna anche tu la vedi bloccata, quindi vado io, poi se lei ha da aggiungere e integrare, ben volentieri. Allora, sicuramente queste esperienze formative, perché non sono esperienze lavorative, ci tengo a sottolinearlo, sono esperienze formative in azienda, sono molto importanti per i ragazzi, intanto perché danno loro modo di conoscere quello che è il mondo del lavoro, quindi non solo rispetto alla figura professionale che hanno scelto, ma proprio anche rispetto a una serie di competenze, di skills diverse, diciamo così, che sono molto importanti per loro, che possono essere quella di rapportarsi con degli adulti che non sono i professori, ma sono un ipotetico datore di lavoro o dei colleghi, quindi capire come ci si rapporta e come ci si comporta in un contesto lavorativo, capire che l'importanza della puntualità, ad esempio, arrivare puntuali a scuola, ovviamente, ahimè, spesso si arriva con qualche minuto di ritardo, ecco, al lavoro è differente, quindi perché porta delle conseguenze, quindi i ragazzi iniziano a capire e ad imparare anche questo, anche
come ci si veste, perché no, è importante per loro capire che a seconda del loro impiego, di quella che sarà la loro professione, ci deve essere un abbigliamento adeguato al contesto. Quindi queste sono le prime competenze molto importanti e questo che aiutano questo avvicinamento proprio al mondo del lavoro. Successivamente vedono proprio quello che è il contesto lavorativo e quindi Alessandra ci ha lasciato al momento, si vede che non riusciva più ad andare avanti con la connessione. E stavo dicendo che sperimentano proprio in azienda quelle che sono le competenze professionali che stanno sviluppando anche nei vari enti il laboratorio. Quindi sono esperienze formative molto importanti. Poi chiaramente rispetto a quella che è gli inserimenti occupazionali, beh, possiamo dire che tantissime aziende del territorio fanno riferimento proprio a noi, da questo punto di vista, perché sanno che noi formiamo i ragazzi proprio in quel settore specifico e non è poco. Ci aiutano anche a sviluppare quelli che sono i progetti, proprio a livello formativo, no? Quindi collaborano con noi anche a livello di progettazione e quindi anche per loro è un investimento riuscire a partecipare, a collaborare con noi alla formazione di questi ragazzi. È chiaro che se questi ragazzi riescono, come spesso accade fortunatamente, a imparare tutte queste competenze, non solo professionali, e a mostrarsi delle valide risorse per le aziende, sono così anche proprio una sorta di investimento per le aziende che sono contenti di poter continuare a livello formativo, di far continuare i ragazzi a livello formativo e spesso i ragazzi che hanno frequentato un'azienda nel triennio, poi continuano e fanno un'esperienza di apprendistato in quarto anno nella stessa azienda che vuole investire su quel ragazzo perché vede un potenziale lavoratore per l'azienda. Quindi, sì, assolutamente sono esperienze importantissime. Quindi responsabilizzazione, maturità e continuità anche in qualche modo, no? Quindi si risposta, questo sistema IFP funziona davvero. Alessandra, ti sei ricollegata, sei con noi, ok? Non so se... Purtroppo, scusate, l'audio, ho qualche problema con la linea, però ho sentito e assolutamente concordo, ve lo dicevo già prima, sono dei bei risultati anche per noi, no? Vedere comunque che spesso gli allievi non fanno in tempo ad arrivare alla qualifica o al diploma tecnico, che già abbiamo l'azienda, spesso quella dove magari hanno effettuato lo stage, che ci chiama per sapere se sono disposti, finita l'esperienza formativa, a lavorare, quindi a un inserimento lavorativo vero e proprio. Sono delle belle soddisfazioni. È importante anche dire e ribadire che l'istruzione e la formazione professionale, oltre a lavorare su quelle che sono le competenze tecnico e professionali, che sicuramente sono molto importanti, e quindi il saper fare, lavora anche tanto sul saper essere, perché comunque a 13 anni iniziare un percorso di formazione, istruzione professionale che ti porta a inserirti mentalmente, no? Anche in quello che può essere il tuo futuro lavorativo. Non è semplice, non è semplice. Spesso le aziende ci chiedono e ritengono che il nostro ruolo sia molto importante proprio quasi più rispetto al saper essere che non al saper fare, perché ovviamente con una formazione tecnico-professionale di base è importante, no? Però poi l'azienda ci tiene, no? A investire sui propri lavoratori e a dare una formazione ancora più specifica in quel senso, mentre il saper essere, il sapersi relazionare a un mondo adulto, saper arrivare puntuale, saper comunicare eventuali imprevisti, eventuali necessità al proprio datore di lavoro, il saper mantenere un impegno con costanza, no? Sono tutte cose che non sono affatto banali e che sono una bella competenza, altrettanto
rispetto a quella professionale, sono una competenza assolutamente importante che i nostri allievi hanno modo di sperimentare un po' fin dal primo anno, no? E quindi penso che l'istruzione e la formazione professionale dia anche un bel contributo in questo senso. Assolutamente, assolutamente, anche perché voi lo sapete meglio di noi, ormai sono tanti gli ambiti lavorativi, anche quelli più tecnici, più specifici, che richiedono un'attenzione molto alta su quelle che sono le competenze trasversali, e quindi appunto è buono e d'uopo lavorarci sopra. Al momento non abbiamo ancora altre domande, se per voi va bene, io presenterei veramente in 3 minuti il nostro portale sulla formazione in modo da dare un altro strumento alle famiglie che ci stanno seguendo per mettere un po' a sistema le informazioni che avete dato questa sera. Chiedo a Martina che ci fa da regia se mi può mettere il nostro sito, intanto poi entriamo morbidamente nella parte di informazioni sul Festival Orientamenti, che tanto vi preannuncio, visto un po' di genitori o facenti invece chiedere informazioni pratiche, comincia questo mercoledì, durerà fino a venerdì, quindi mercoledì, giovedì e venerdì. Grazie mille Marti, mettimi il sito prima che facciamo vedere un secondino, scusami, sono partita con un po' di informazioni per riempire il momento. Grazie. Come vi diceva sia Marta che Alessandra, ci sono diverse mo modalità per recuperare informazioni per quanto riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale. Giustamente citavo ovviamente i siti di ogni ente e il sito di regione di Alfa, dove sono indicati gli enti e gli indirizzi, i percorsi attivi nel triennio corrente. Un altro modo che avete per recuperare informazioni su questi percorsi è attraverso il portale regionale diviso per province che abbiamo sviluppato negli ultimi anni a partire da un progetto di Genova Città Metropolitana, poi siamo andati avanti ovviamente per ampliare l'offerta a tutte le province della regione. Questo portale lo trovate sul nostro sito che è www.orientamenti.regione.liguria.it, che vi consigliamo di seguire ovviamente per restare aggiornati con tutte le nostre iniziative. Una volta arrivati sulla homepage del sito è necessario scorrere sotto il palinsesto. Vedete qua ci sono le quattro aree, che sono le quattro aree che suddividono un po' tutte quelle che sono le nostre attività e sono le colonne portanti di un buon intervento di orientamento, che sono la conoscenza di sé, del lavoro, della società e della formazione. Noi cerchiamo di dividere quella che è la nostra offerta in maniera più o meno equilibrata in queste quattro aree per poter fornire ai giovani e alle loro famiglie appunto dei percorsi di orientamento ben calibrati. In questo caso, ovviamente, la conoscenza di diversi percorsi sta sotto la macro area di conosci la formazione, sulla quale andiamo a cliccare, se si apre, ok. E vedete qua abbiamo la panoramica provinciale. Ogni portale provinciale è strutturato nello stesso identico modo rispetto agli altri, e ovviamente quello che cambia è la definizione degli istituti che eventualmente offrono l'indirizzo o il percorso di formazione sulla provincia. Io vi faccio vedere quello di Genova, non per campanilismo, giuro, ma perché è l'unico che è un pochino differente rispetto agli altri, perché è giustamente ospitato sul sito di Città Metropolitana che lo ha creato, quindi non potevamo rubarglielo, per cui ha semplicemente un pochino di categorie in più, è un pochino più difficile da navigare, ma niente di grave. Vedete appunto cambia il layout del sito. Andiamo su Città Metropolitana cliccando su come scegliere. Questa è la sezione per l'istruzione e il diritto allo studio del sito di Città Metropolitana, che è ben più ampio di così. Vedete qua abbiamo tutta una serie di informazioni, articoli e sezioni legate alla scelta della scuola secondaria e secondo grado o dell'ente di formazione professionale. Cliccando su ambiti di interesse noi possiamo navigare, qua vedete a destra, o per tipologia di percorso oppure per ambito di interesse. Sono elencati tutti quanti i 20 e qualcosa ambiti di interesse, di implementazione previsti dal sistema di istruzione e formazione italiana. Noi non navighiamo attraverso gli ambiti in questo momento perché siamo concentrati sull'istruzione e la formazione professionale, quindi vedete che il portale ci dà la possibilità di filtrare diciamo, l'offerta formativa per tipologia di percorso. Una volta aperta questa pagina,
abbiamo una presentazione generale di cosa significa istruzione e formazione professionale nel nostro sistema educativo di formazione, e qua sulla destra abbiamo tutti quei percorsi che Alessandra ci ha elencato dividendoli per ente, sono elencati tutti quelli possibili sul territorio nazionale. Poi, ad esempio, c'era una mamma, credo, che ci chiedeva di approfondire operatore del benessere. Io, scusate, mi avvicino perché sono molto miope e non ci vedo, quindi lo cerchiamo. Cioè, pure ho gli occhiali e le lenti, eh. Chiedo a Martina se mi aiuta un attimo perché non ho perso il controllo sullo schermo, ora forse è tornato. Ok, eccolo qua, scusate. Vi chiedo scusa, no, non ho il controllo così fine della pagina. Marti, ti chiedo una mano per fare. Ok, ce l'ho fatta. Eccomi. Ok, niente, è tornato, scusate. Ok, il bello della diretta è anche questo. Vedete che ci si apre la pagina di presentazione del percorso, in questo caso di operatore del benessere, qui sul dove abbiamo, come vi dicevo prima, l'unica sezione che cambia tra i diversi portali, perché vedete in questo caso gli enti di formazione che prevedono l'attivazione di questo percorso sul territorio della città metropolitana di Genova. Confermiamo la presenza di ECIPA e di ISCOT, quindi due enti di cui ci parlava Alessandro. Abbiamo una presentazione del corso, le propedeutiche, quindi quali sono le competenze, no, che il qualificato in questo percorso poi ha in uscita dal percorso, e abbiamo la possibilità di vedere intanto in quali ambiti di interesse rientra il percorso di formazione, e cliccando sull'ente che effettivamente prevede l'erogazione di questo corso, un po' di informazioni anche con i numeri di telefono, i link ai siti istituzionali dell'ente. In questo modo abbiamo un po' di nuovo sistematizzato un po' le informazioni. Niente, funziona così su tutte quante i possibili percorsi. Tanto per darvi uno strumento in più. Chiedo a Marti se mi passa questo giro davvero le slide sul festival, e poi se non ci sono altre domande vi lasciamo. Come vi preannunciavo, quest'anno Orientamenti cambia nome, non siamo più Salone ma siamo Festival, ma non cambiano le giornate, il periodo è arrivato ormai alle porte. Da questo mercoledì fino a venerdì saremo presenti presso i magazzini del Cotone di Genova. Gli orari della manifestazione li vedremo tra poco, ok, scusate, continuavo a non mandare avanti la slide. È la 28ª edizione di Orientamenti, la prima in quanto festival. Quest'anno abbiamo, come vi anticipavo in apertura di questo incontro, avuto una risposta molto molto ampia, sia dai nostri partner che dagli enti di formazione che dalle scuole, quindi siamo orgogliosi di dire che quest'anno abbiamo più di 130 espositori. Ovviamente chi gioca in casa per quanto riguarda la formazione superiore, l'Università di Genova, che è presente, ma sono presenti ovviamente anche i rappresentanti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, così come del sistema ITS, quindi gli istituti tecnologici superiori. Abbiamo 23 enti scusate, di istruzione e formazione post-diploma, provenienti anche da altre regioni o da settori non pubblici, 13 enti di istruzione e formazione professionale, che sono quelli che sono stati presentati questa sera, e 36 scuole superiori della Liguria, la maggior parte delle quali, vedevo che qualcuno lo chiedeva già in chat, operano nel territorio della città metropolitana di Genova. Abbiamo anche un paio di istituti da fuori Genova direttamente. Ci teniamo a citare quelli che sono in realtà poi veramente i fautori di Orientamenti. Come tutti gli anni, noi abbiamo quasi 800 studenti che saranno le bussole di Orientamenti. Poi noi ci teniamo molto al nostro lavoro, ci piace, ci appassiona, però lo sappiamo tutti che alla fine il Salone, scusate, il Festival, lo fanno loro.
di 256 eventi e più di 50 Dreamers che sono un po' i rappresentanti di questa edizione di orientamenti. Il nostro motto di quest'anno appunto è Dreamers, quello dell'anno scorso era Care, prendersi cura delle proprie competenze e del proprio percorso. Quest'anno invece ci spostiamo sul sogno, quindi di nuovo coltivare i propri talenti, le proprie attitudini, le proprie passioni, mantenendo ovviamente l'attenzione su quello che è la costruzione di un percorso consapevole in modo che questi possano diventare delle vere opportunità, non solo di lavoro e di formazione, ma anche di vita. Questi sono un po' in sintesi i nostri Dreamers che hanno confermato la loro presenza. Direi che ormai siamo talmente sottodata che sono loro. Come vedete, abbiamo diversissime diverse persone, diverse ambiti di competenze e professionalità, dal mondo dell'editoria al mondo giuridico, dello sport, dello spettacolo, dell'economia, in senso più stretto. Quindi, insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Quest'anno la parte espositiva sarà aperta il mercoledì e venerdì dalle 8 alle 20. Mentre invece il giovedì resterà aperta fino alle 22 per poter permettere soprattutto a voi famiglie in generale, comunque ai lavoratori, di accompagnare i ragazzi o di venire comunque in autonomia al festival. Come ormai da un po' di anni a questa parte sarà necessario avere un biglietto di accesso per la manifestazione, a che potete ovviamente fare sempre dal sito www.orientamenti.regione.liguria.it. L'accesso al festival è garantito dal biglietto generale per la manifestazione. Nel caso in cui voi foste interessati anche a prenotare un convegno, un evento, un talk, è necessario fare un biglietto a parte. Tutti quanti gli eventi, il programma è presente sempre sul nostro sito, diviso per giorni o per sentieri, percorsi e aree, quindi insomma ci sono un po' di filtri con i quali potete giocare. Ricordatevi manualmente di portare il biglietto col QR code, così che le nostre bussole addette all'accesso e all'accoglienza possano appunto farvi entrare e noi possiamo avere un'idea di quello che sono insomma, gli afflussi generali alla manifestazione nei 3 giorni che ci sarà, che stanno arrivando. Io guardo secondino se sono arrivate altre domande, direi di no, quindi ringrazio tantissimo sia la dottoressa Rosatelli che la dottoressa Obino per la presenza e per le importantissime informazioni e per quanto mi riguarda ho finito, vi auguro una buona serata, se avete un'ultima parola, il palco è vostro. Ringraziamo noi te, Arianna, Alfa Orientamenti per questa opportunità e salutiamo tutti coloro che si sono collegati e rimaniamo a disposizione. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Alessandra. Grazie a voi.